ricordate il supplizio di Sisifo? Nella mitologia classica è il mito di colui il quale sfida gli dèi e viene punito e condannato da Zeus a spingere un grande masso per l'eternità su per un monte, senza tuttavia mai riuscire a raggiungere la vetta. Infatti, pochi metri prima dell'arrivo in cima al monte, il masso rotola giù e Sisifo è costretto a tornare a valle, riprendere il masso e provare a tornare da capo in cima, senza mai riuscirci. Quanti di noi si sentono spesso legati da una palla al piede, da un peso, che in qualche modo sono costretti a portarsi appresso come se dovessero espiare il proprio personalissimo supplizio? Capita a molte persone. Per fortuna, non tutte le nostre vite sono costellate da impegni quasi al limite del sacrificio, come quello di cui ho appena riferito e che è tratto dalla mitologia greca. Tuttavia, in alcuni momenti della nostra vita è probabile e facile vivere dei momenti di difficoltà e sentirsi appesantiti da qualcosa che con forza e con grande fatica ci portiamo appresso. In molte circostanze siamo noi i primi a non renderci conto del fatto che esista un peso sullo stomaco o una palla al piede che ci impedisce di spiccare il volo. Nel lavoro che sto per mostrarvi, l'immagine realizzata da una signora di bell'aspetto, alta, che tuttavia si raffigura piccola e con una grande palla al piede. Nella sua idea c'è di raccontare il gioco infantile, ma come sentirete, il gruppo e il conduttore, che sono stato io nella circostanza, visto che si tratta di percorsi sul metodo autobiografico creativo, il gruppo ha restituito proprio questa idea del bisogno di sentirsi protetti, il che deriva un po' da questa immagine rimpicciolita rispetto alle dimensioni corporee reali, che appartiene a molte persone che hanno come compito naturale quello di proteggere, specialmente quando si è mamme. La signora in questione, infatti, è una mamma che ha come compito naturale quello di proteggere i suoi figli, ma spesso viene fuori questo elemento del bisogno di sentirsi ogni tanto anche un po' piccoli per essere accuditi, per essere protetti, specialmente se nel corso della nostra vita sentiamo di portarci appresso un peso. Non sono molto abile nel lavorare il DAS, nel plasmare, quindi ho dovuto un po' razionalizzare, costruire uno schema corporeo. In origine doveva essere molto più alto, verticale, con le gambe in evidenza, e invece purtroppo il peso del busto le ha schiacciate nel modellare, per cui è abbastanza stilizzato con questo grande pedano, un punto d'appoggio, con i piedi. Stilizzare bene i sensi, ho voluto dare risalto al tatto, gli occhi, il naso, il sorriso e la mia frangia, la mia pettinatura. Ho voluto creare un grande ventre perché secondo me lì è il centro della nostra energia. È un po' quello che sto cercando di applicare quotidianamente anche con delle altre attività che svolgo. Ho comunque cercato di donare un'anima e del movimento. Il mio movimento è la palla. La palla non solo come gioco di trastullo, ma anche sottinteso simbolicamente alla terra. Io cerco di vivere su questa terra e di cogliere più possibile le emozioni. Quindi ho una mano che la coglie e cerca di modellarla. Quando ho tolto la band l'ho visto puerile, e anche in questo mi identifico, molto infantile.
è forse un mio limite. No, ma perché dite che abbiamo dei limiti? No, No. va benissimo, guardate, va benissimo tutto. Ti dico la sensazione che ho avuto io. Questo discorso del disegno infantile l'ho ritrovato. E capita molto spesso che delle persone si raffigurino molto più piccole di quanto in realtà non siano poi fisicamente, perché quella è la dimensione Sì, perché interiore. nel confronto è il più piccolo. Beh, anche in confronto anche alla tua altezza, no? È Sì. piccolina, però il modo di essere fuori non coincide sempre con il modo di sentirsi dentro. Quindi anche chi ha una, diciamo, esteriorità, diversa, esprime un bisogno di essere un po' bambino per essere anche un poco protetto, no? E questo capita molto spesso nelle donne che invece hanno il ruolo inverso, cioè hanno quello di proteggere i figli, quindi essere costantemente chiamate ad un ruolo di protezione, però poi magari uno si dice anche, ma sai, a un certo punto vorrei anch'io per un attimo che qualcuno si prendesse cura di me, no? E di conseguenza adesso non saprei dirti la sensazione che ho avuto di questa palla al piede. Perché tu parli di un pallone, di una terra, di quello che è, ma a me dà una netta sensazione che ci sia una palla al piede. Che dici? Serve che venga fuori Deve venire tutto, fuori, per no? cui meglio, perché sono delle cose che tanto, guarda, le persone percepiscono con una stretta di mano. Quindi, quando poi noi incontriamo queste parti profonde di noi, è normale che ci emozioniamo, anzi, sarebbe Come ti dicevo prima, sono nuove, contrario, queste sono cose che sono sarebbe strano il nuove e contrario, quindi. no? Quindi va benissimo che vengano fuori. Quindi sì, c'è la dimensione del gioco, la palla, l'infanzia e tutto quanto, c'è anche probabilmente qualcosa Peso. di più pesante, ecco, che fa vedere il bambino in una dimensione diversa, una dimensione del bisogno del bambino, cioè di essere protetto, no? E questo che potrebbe anche essere, io vado un pochino oltre, ma te lo pongo come domanda, anche il limite inteso come palla al piede di dover proteggere quando si vorrebbe essere protetti. Ecco, non lo so se ho reso Sì, bene. è la mia realtà.